Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video news. Oggi alle ore 15 è stato rivelato in Germania un nuovo gameplay di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Si è tenuto infatti il Gamescom insieme a Morimoto, Masuda e Sugimori ed è stato rivelato un Pokémon nuovo e una nuova mossa Z. Per quest'ultima si tratta della mossa Z di tipo normale che è stata eseguita da un Pikachu. Iniziamo a parlare del fatto che il tasto per la mossa Z si trova in basso nello schermo, spostato alla sinistra rispetto alle mosse. Una soluzione abbastanza comoda, ma in ogni caso questo Pikachu utilizza questa mossa di tipo normale, traducibile in italiano e in inglese, perdonatemi, con Hyper Sprint Attack. In pratica una sorta di azione un po' più forte, insomma, il concetto è lo stesso. Ma signori, la cosa veramente interessante è che è stato annunciato Tortunator, un nuovo Pokémon di tipo Drago Fuoco. Già mi sono innamorato di questo nuovo Pokémon, è veramente qualcosa di stupendo. Allora, penso sia ispirato a una tartaruga, perché credo che il suo nome sia una combinazione delle parole tort, che si riferisce appunto alla tartaruga, a turtle, e Incinerator, che sarebbe inceneritore. In sostanza è una tartaruga inceneritrice. Ma ci sono tante cose da dire su questo Pokémon. Dal trailer infatti capiamo che avrà una mossa, se non peculiare, sicuramente nuova, Shell Trap. Sembra quasi essere una sorta di turbo fuoco dall'animazione, però in questo momento non possiamo saperlo, perché obiettivamente non ne vediamo lo sviluppo, vediamo solo che provoca danni. Inoltre questo Pokémon qua conosce anche la mossa Iperraggio, quella che sembra a tutti gli effetti Iperraggio, e poi una strana mossa nella quale sembra fare una sorta di esplosione, quindi penso che se non è esplosione è, immagino, eruzione o qualcosa del genere. L'animazione ricorda molto quella di una mossa di Vegeta di Dragon Ball, ma dettagli. E niente, su questo Pokémon qua ditemi cosa ne pensate, io lo trovo veramente fantastico. Già mi piace un sacco, potrebbe essere il mio tipo drago in Pokémon Sole e Luna, a meno che non ne annuncino qualcuno di nuovo, perché sicuramente batte Drampa, su questo non c'è dubbio. E niente, ditemi appunto cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mi raccomando passate ai social in descrizione. E noi ci becchiamo in un prossimo video.